comunque tu, Sebastian, non puoi mai iniziarlo un gioco normalmente, beh. Deve esserci sempre qualche puttanaio della miseria. Cos'è successo? È piata fuoco per qualche motivo? Poi le case in America sono fatte veramente decompensato. Se per sbaglio ci avvicino un accendino, pia fuoco. Tanto è la prima volta che vediamo la figlia. Oh, guarda che carina. Come fa a essere tua figlia? Mo' devi spiegare. Nell'incendio. Vieni da papà. Lily! No! Tu non mi hai salvata. A Chosen Undead, no? Ciao. Madonna, che fregna è diventata. Lei è diventata ancora più bella. La scelta è sua. Cioè, la scelta è sua mentre è legato con una pistola puntata qua. Non avrei mai detto che te ci saresti ricollegato di tua spontanea volontà. Bellissimo questo effetto. L'abisso. I quattro re. Abbiamo scoperto che Sebastian ha il patto di Artorias. Che cazzo ci sta? Tipo Metal Gear. Devo rispondere alla chiamata. Davvero? Sono qui solo per trovare Lily. Bro, non so se l'hai capita. In questo momento tu sei letteralmente attaccato allo spinotto grazie a loro. Loro fanno puff e esplodi. Non cominciare a fare il testina. Union, eh? Una tipica cittadina americana. L'esatto opposto del Beacon. È vero. È molto più chill come posto. Perché giustamente l'hanno capito che non devono fare i puttanai. Ricordo nel primo. Ah, tutti mettono all'interno dello stem le proprie paure, i propri pensieri, le proprie esperienze. Ci avevano buttato dentro sei matti in culo, sei schizzati e due persone normali. Ho fatto. Che cosa vuoi che succederà mai di brutto? Almeno sto giro hanno fatto che il paziente principale era una bambina innocente. Ma io col cazzo che ci vado lì? Perché c'è un quadro con... Americano dentro! Ah, vaffanculo. Ah, ma perché è la stessa porta? William Baker. Ah, ok. Ogni stanza ci porta da uno dei tizi. C'è della musica classica che nel primo significava roba che ti saltava al collo. È stato bellissimo, c'è il cranio tutto esploso. Indaga. Un proiettile dritto in testa. Perspicace. Sì, Sebastian, però non puoi andare così piano alla velocità normale. Oi, perché sono disarmato per ora. Aspettate che mi danno una pistola, poi ne parliamo. No, vuol dire che c'è sta qualcosa di peggio, Dark. In questi giochi qua non devi avere paura delle persone, perché quelle bene o male... Il problema è il resto. Il problema è quello che hanno portato dentro le persone. Perché nel primo ci stava una cazzo di Samara con 37 braccia che ti inseguiva. Tanto non vi preoccupate, se ci sta uno spavento muoio prima io di voi. Pronto? Merda. Che cazzo sono gli scherzi di Frank Matano agli inizi? Che cazzo è uno scherzo telefonico? A me se vado di... No. Ok. Vado di... Lo sapevo, lo sapevo. Manuela Ruberto. Senta, Madonna, posso entrarci davvero? Ma voi siete scemi. Va bene. No, no, cazzo spegni, ma sei scemo. Mi date una pistola, per favore? Ho paura. Meglio così, guardi, non fa niente. Ti puoi girare velocemente tu in qualche... Quanto veloce, ragazzi. Istantaneo proprio. Si rompe la testa. Allora io dovrei andare su, su. Ma io non ci vado di là. Ma vaffanculo, salgo su. Oh, guarda, vado dall'occhio piuttosto. Ho cambiato idea. No, no, raga, uno di sti cosi si muove. Zitta, stai zitta. Non fare un fiato. Che cazzo si è mosso? Si è chiusa la porta pure, c'è un occhio. Devo fare un cheese? Ci facciamo un selfie? Selfie? Tutti insieme? La Madonna, mi hai fatto la foto all'anima, figlio di puttana! Ah, sei venuto pure sorpreso, giustamente, come hai preso un infarto a me. No, ce l'hai dietro. No! Ma sei buona puttana! Cazzo. Ma oh cazzo che? Ma mi hai fatto pian colpo? Ma sei stronza. Sì, perché la porta la ferma. Usa la scaletta. Meno male, che culo. Dai, sali. No, no, Sebastian, no, no, no. Stai più a tuo agio. Mi raccomando. Devi correre, mannaggia, chi so io. Ciao signora, tutto bene. Però bellissimo esteticamente. Cazzo è quello. Ah, ancora tu. Cheese.
Ma sei un figlio di puttana. Rules of nature. No. Che succede qui? Ma che cazzo di domanda te stai a fare? Ma veramente te stai a fare queste domande dopo il primo? Ma dove cazzo mi avete mandato? E che cazzo ne so, dice Kidman. Era il capo squadra. Il fatto che sia morto non lascia presagire nulla di buono per gli altri. Sì, vabbè, ma c'è questa cosa nei videogame dove gli umani che sono capi squadra, no, queste cose così, sono umani. Se il capo squadra viene preso di sorpresa e gli sparano in fronte, non è che è fatto da adamantio, non è che c'ha i punti su costituzione come su D&D. No, scusami, Kami. Una piantina spontanea con proprietà medicinali. Questo componente può essere utilizzato per creare oggetti. Ma porca troia, Mikami, ma scusa. Ma ti eri distaccato dalle erbette. Gna. C'era il cancro dentro? Sì, c'era. Ah, che bello! Erano le mosche che uscivano. Oh. Oh. Ok, l'hanno mantenuto. Vabbè, ho capito, mamma, scusa. Ho capito. Dai un attimo! Uzza! E Yashimishima da Tekken, che cos'è? Non è morta mai. Vai a fargli esplodere il cranio. Veramente gli stai dando le spike. Non lo sapevo. Sai. Putta. Attena a fango. Tranquilla, la troverò. Ci ha anche detto: guarda, cazzi mia, ok. Non me lo dire neanche. Però sì, siamo nella città di Union. È che siamo fuori città. Sì, non me lo devi zoomare. Non è che c'ho la cataratta. L'ho visto. Oh, dei soldati. O'Neill, muoviti. Sono i nostri. Quelli dobbiamo salvare. Oh. Sì, ma il coltello, ma de che è? Da Kiko. Ma naggia la puttana. Madonna. Ok. Vedete perché adesso una cosa l'ha shottato e prima 7 ore? Perché questo aveva un fucile d'assalto. Se non me lo danno, io mi incazzo. Dov'è? Ma no, ma dai, ma ci stavi a sparare come uno stronzo. Tanto si è sacrificato per quello che poi l'ha lasciato a morire come uno stronzo. Ma che cazzo sto... Giustamente ti dicono: ok, tu qui ti puoi ripristinare la vita. E non è che puoi fare entra e esci per chi l'ha tutto. La nostra cara Tatiana. Che nel primo eri sparita. Scusa, ma così? Neanche senza dire niente? Sì, vabbè, fammi azzeccare. Come al solito, questa è una bella set. Bello come loro ti invogliano a metterti sopra. Ti fanno vedere le cazzo di morte. Ciao, la nostra mistress infermiera preferita. Bentornato. Grazie, grazie. Madonna, ma quanto grande. Questa roba qua è molto figa perché loro hanno creato una cittadina con oggetti, power up, XP, anche piccole chicche e compagnia. Ed è una figata. Cazzarola, sono veramente tanti. Ah, ecco, è quello il corazzato. Lì c'è la balestra, sì. Ma la balestra è circondata da uno sbrego di persone. Quello ha una molotov in mano. Ah, devi basta colpirlo. Buoni, buoni. Ho fatto una cazzata, lo so, ma non per... Che cosa succede? E vattene a fanculo. A cagare. Questa è la tua agonia. Ci può servire colpire le scatole di fusibili e le pozze d'acqua per ottenere effetti ambientali. Ma figata. Ah, ti fanno il tutorial. Il gioco giustamente non credeva che io l'avessi già killati tutti. Dammi le munizioni. Certo che però ogni volta ti devi mettere a fare sta cazzo di animazione. Porca Eva però, eh. Mannaggia Gris. Hey! Ma sei scemo. Scusi, arrivederci. Il fatto è che quando poi finisci la stamina, io che cazzo devo fare? Sali qua. Sebastiano. Ma perché fanno... lo fanno apposta per farti... Quando è fatta di merda sta cosa? Perché loro sono fatti apposta che ti fanno cadere giù. Però, madonna, ma dammi un attimo. No, no, ma ci sta che ti buttano giù, ci sta. Però, Dio, è fatto veramente male perché devi cadere, Quell'animazione è fatta perché tu devi cadere. Infatti c'ero io che mi stavo buggando là sopra. Ecco perché hanno messo quel cheat, ragazzi. Che si sono resi conto. Che lo sanno benissimo anche loro che sta cosa della stamina... Ma anche perché tu, in fight, devi per forza scattare. Io come faccio ad evitare i nemici minimo facendo questa velocità?
Cioè, con questa velocità di crociera, cosa devo evitare io? Raggiungi l'armeria nel midollo. Perché giustamente, essendo che è tutto tipo Matrix, loro possono fare letteralmente... Questa è struttura, no? Cioè, spawnano le armi, usano il cheat code. È inutile che mi guardi dalle telecamere, stronzo. Sì, mi stai puntando. Pezzo di merda. Io c'ho paura che sia veramente tipo la Witch di Left 4 Dead. Picca, signò! E che comunque i nemici l'hanno resi dire più cancerogeni e dire poco. Ce l'ho una cura, manco per il niente. La possiamo craftare? Assolutamente sì. E una la usiamo rapida e indolore. Per stare con l'energia base e non fullare, comunque... greve. Ma più che altro questa, io ricordo. Tecnicamente stiamo a normale? Difficoltà massima, ma che cos'è? Ho capito. Un'armeria Mobius tutta vuota. Che ci sta qua dentro? Fucile a pompa. Fucile. Mamma mia! Mamma mia, se è pia. Sciappa, fucile a pompa. Beh. Sciappa tutto. Oh, madonna, mi apro il culo. Ma tra l'altro, scusate, io ho preso tutto. Madonna puttana. Ma sei scema? Tatiana, ma ti prendo a cinghiate. Ne apro uno. Sì, ne apro una, mortacci, due. Pacchettamento epico, una matata. Permetti di allontanare i nemici storditi con un calcio. Questa è l'abilità Leon Kennedy. Ragazzi, la stamina in questo gioco è come veramente fornisce una possibilità di evitare automaticamente un attacco. Ma che cazzo vuol dire? Accelera. Tu c'hai qualcosa da dire, bastarda? Non posso farmi le unghie se continua a interrompere la mia manicure. Vedi questo? Sai dove te lo infilo? Ma io non te lo dico. Sì, invece! Perché una che mi ha fatto via un infarto! E poi fa, non mi posso tenere le unghie. Un cazzotto. Comunque, per essere dei soldati che dovrebbero essere furtivi e tutto quanto, averci scritto Mobius qua sul pettorino non mi pare. Vabbè. Volevo mettere la mira assistita. Perché, ragazzi, la mira su questo gioco, non so come cazzo hanno fatto a peggiorarla. In realtà non è di per sé la mira, ma è la mira mischiata ai bug. Cioè, la mira mischiata ai bug crea un mix di merda. Il primo era figo perché era difficile anche nello shooting, ma tu dovevi giostrartela, no? Cioè, avevi le carte in regola per fare tutto quello che potevi fare. Però se mi ci metti lui che sbaglia arma, cambia su quella che cazzo gli pare, che c'ha in mano il fucile a pompa invisibile che non spara, che si glitcha nel fare le animazioni, non... diventa un puttanaio. Poi se vedo che mi dà più fastidio che altro, la tolgo la mira assistita. Ma per ora proviamo con questa e si torna a esplorare. Perché purtroppo questo gioco, come il primo di Within, c'ha un piccolo problema nella mira, che è che appena qualcosa vi si avvicina troppo vicino, è un puttanaio. Io non ho capito di questo, perché zoomare così tanto? Perché appena qualcosa vi entra in close quarters, quel mirino diventa finto, è fake, bisogna mirare con solo il mirino, non devi guardare nient'altro. Che perché in questo gioco poi sono diventati molto più stronzi, perché la roba vi carica a testa bassa, vi insegue, non vi dà un attimo di respiro. Infatti anche la stamina sarà la prima cosa che io potenzierò, perché la stamina serve veramente come il pane per spostarsi, per schivare, perché questa è la velocità di movimento del nostro Sebastian, che è più o meno un vecchio con la prostata gonfia. A few moments later. Bruh. Ok. No, ammazzami. Raga, due colpi gli sono passati attraverso. Me li devo centellinare come se fosse l'ossigeno. Come se fosse l'ossigeno. Questa è la mira assistita. Noi potevamo andare direttamente alla quest principale, ma ci stanno tutte queste interazioni che sono veramente fighe. Ci stiamo per andare a buttare in mezzo. E Macarena. Ah, c'hai anche un'ascia. Buono. Ricordatevela che qui c'è un'ascia, ragazzi. Anche perché le asce qua fanno tipo multi-hit. Prendono tutta la gente. Neanche uno spadone a due mani di Dark Souls. E comunque trovare il walkie-talkie del matto in culo mi ha sbloccato tutte le posizioni di tutti gli stronzetti. Ma mi spieghi che cazzo di modo di camminare è questo? Sebastian, io te voglio bene, ma a te andare in benzina ti ha fatto male, eh? No, no, ma continuo a dirlo, ragazzi, a me mi intriga, eh. Mi sta piacendo, però ci sono tutte queste cazzo, perché sono cazzatine, eh. Non è che è roba grave, però sono 350 cazzatine. Andiamo avanti, sì. Perché tanto in questi giochi a un certo punto tu cominci a capire l'aria che gira. Cioè tu dici, ok, mi stai a dire che il gioco è così? Va bene, succederà così. E quello che cazzo è? Salve signora, mi sa di che cazzo?
cazzo è quello? Anche perché qua attorno è pieno di roba che si rialza. Quindi quello mi sa di boss che bisogna un attimo evitare per adesso. Oh, sta arrivando Sebastian, madonna, c'hai la stamina di un bambino. Fammi azzeccare. La rete non la puoi superare tu, che ti pareva. Io ti fotto. No! Beh, tanto spero che non possa salire lei. Spoiler, non è così, vero? Raga, morto? No, Yafat. Ti decidi di andare dalla parte? Noggia la madonna. Hey. Madonna, mi sta facendo salire un urto. Calmo, sì, sì, sono velocissimi. Se mi vedi, mannaggia chi so io. Sebastian, mannaggia la puttana. Madonna, è stato più difficile veramente di un boss di Elden Ring. È uno? Perché se è solo uno si può fare. Se solo uno si può fare. Salve signora, come sta? Tutto bene? Abbiamo fatto scambio. Tu sei viva, signora. Nice. C'era bisogno? No, mi hai dato dell'XP. Giustamente. Polvere da spa. Oh, se basta, devi prendere la polvere da sparo. Ti prego. C'è una figa di witch, ragazzi. Vediamo se è confermata sta cosa che non possiamo farcela furtiva. Non te la puoi fare furtiva, non te la puoi fare. Puttana. Via, easy. Però una botta di ascia sui denti funziona. Quella non si batte. Cioè, chiamali stupidi, perché tanto a quello che ti frega a te è come appare. Il mio senso da cane si è girato. Buongiorno. Che succede? Voodoo! Figa sta cosa che in una casa a cazzo ci sta questo, però vaffanculo. Ce l'hai dietro, Sebastian, ce l'hai dietro. Bellissima sei. Ciao Samara. Sebastian, che cazzo fa? Sebastian, non mi sembra una scelta saggia. Che cazzo succede? Ci ha chiamato. Deduco che non la posso sconfiggere, vero? Che bella però. Come mai sei così veloce in furtività adesso, bastardo? Che bello, la senti cantare. Sai che ogni tanto mi fa vibrare il controller? È il cagotto? È lo stronzo che sta per uscire dal culo di Sebastian? Per forza. Sta spingendo? Però questa può passare palesemente attraverso i muri. Ho paura che adesso faccio un passo. Fa boom! Canticchia apposta. Che sei ispirata tantissimo allo spirito anche. Ma che bella. Però sì, queste cose sono proprio fighe esteticamente. Prego, gira a sinistra. Grazie. Tanto lo so che appena metto, ragazzi, la tessera mi spunta dietro, mi fa prendere un infarto. Anche perché adesso fa... No? Ah, ma perché mi sa che queste sono cose che ha infilato lui. Ecco perché c'era la foto della famiglia. Queste sono cose del suo subconscio. Sti mostri così particolari non sono roba che è già presente nello stem. È qualcosa che ci ha infilato lui. Infatti ha avuto i flashback del primo. Sebastian, stai sfottuto ma veramente forte, eh? Infatti sta glitchando dentro la roba del beacon. A meno che questo psicologo non fosse con la Mobius e stesse facendo delle cose un po'. L'hanno mandato lì per fargli vedere quanto si ricorda da dentro lo stem, che cosa gli ha causato, perché effettivamente da allora io mi pare che Castellanos e compagnia erano alcuni dei pochi che sono potuti uscire tutto. Non puoi tenermi qui. Ma è un gioco di parole o c'è il Keeper? Potrebbe esserci il Keeper. Non hanno usato, mi sa, a cazzo il Keep? Tanto quella è la sedia a rotelle su cui era lui. Sì, è lui. Ci stanno tutti i boss del primo anche. Col fatto appunto che è lo stem. Quella non è roba sua. Però ce l'ha nel subconscio. Cioè se nello stem tutti mettono le proprie cose, lui metterà anche quello che ha vissuto lì. Lui involontariamente ha portato tutto. Ma perché non puoi prendere il fucile? Papà, porca. Perché col fatto che adesso abbiamo visto la nostra cara vecchia, come si chiamava quella del primo con gli artiglietti?
Lo stavo dicendo. No, non mi avvicino. Se noi stiamo buttando dentro tutta la merda che abbiamo qui, vuol dire che da quella macchia di sangue adesso esce Monica. Ma perché io lo so? Perché io lo so? Perché tu non mi metti i barilotti con le fiamme, gli esplosivi a cazzo per uccidere solo i nemici? Me li metti perché spona Monica. Dio Madonna. 3, 2, 1. Pah! No? Hey! Porco. Affanco. Stavo dicendo prima che succedesse il puttanaio che praticamente c'ha due animazioni in base a dove guardate. Perché se voi guardate in basso, lui fa questa animazione lentissima. Se voi guardate in alto, lui fa quella veloce. Quindi per combattere velocemente contro i tizi dovete stare così. Perché se state, credo, già così, cioè se voi state da qua così, lui fa un'altra animazione. Allora, prima di entrare dentro, ovviamente ci facciamo un giro nei dintorni. Niente ragazzi, è una gita a Napoli, tranquilli. Non c'era niente? La statua, l'ho missata totalmente? Romano, io ti capisco che tu mi dici sta qua, ma io non la vedo. Sta più a destra. Ah, madonna mia, ma come cazzo dovrebbe vedere? Ma poi su che si sta reggendo? Con la forza del Cristo Redentore. Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa mi cazzo vuol dire messa lì? Cioè neanche Snake in Metal Gear 4 con la mimetica dinamica. Ma che cazzarola. No, no, Mikami, gli hanno detto, guardate, sapete i leaker? Simili, ma non troppo. E quelli hanno giustamente pensato di dire, ma sì, ma mettiamogli la carne. Cioè, li facciamo con la pelle a sto giro i leaker. Quanti proiettili ho? Mamma, voglio un leaker, ce l'abbiamo i leaker a casa. Eccoli qui, ragazzi. Cazzo, sono dei piselli strani. Potrò prenderli in furtività? Madonna, bruttissimo, detto così. Posso prenderti in furtività? Madonna. Con il mio unico proiettile. Sì, perché sta canticchiando, è lei. Quella però passa attraverso i muri, non può chiudere. Perché se chiudi la porta è come i vampiri. Se tu non invidi un vampiro a casa non può entrare, ragazzi. Vabbè, ci stanno rifacendo fare tutta la mappa. Però bucio di culo, ragazzi. Perché tanto è libera. Non c'è più nessuno in questa città. Ho killato. Forse sono rimasti due zombie nell'erba, ma giusto perché non li posso vedere. Praticamente tutte le porte chiuse che abbiamo incontrato, ragazzi, erano praticamente la quest della figlia. Tutte le porte chiuse. Sì, sì. Non c'è un'anima viva, Skeller. Cioè, c'è quella signora dentro la porta, dentro la casetta viva. Per il resto è morto tutto. Morto malissimo tutto. Ci siamo io, il fantasma. Porca madonna, è la madonna in questo momento. Ah, cioè letteralmente dopo questo incontro rispawna tutta la roba in città. Sì. Tre ore di scorsa live. Io ho seccato anche, c'è stava quello che stava prendendo la posta, no? Quello che si stava facendo. Io ho seccato tutti. L'ha rispawnati tutti. Ma che cazzo siamo su Breath of the Wild? Quindi vuol dire che hai rispawnato lo stronzo anche di qua? Sì, ovviamente. Ho capito perché ci stanno i cheat dei proiettili infiniti. Non dovevo riposare al falò. Cioè, per carità, vuol dire che tu puoi farmare, no? Ok, con quali proiettili? Ma dettagli? Ma rispawnano anche le risorse. O è questo perché siamo tornati indietro e l'ha raccimolata il tizio? Perché si rispawnano le risorse, veramente farming diventa. Capito, ma nei menu toglimelo il tempo di gioco. Ma va avanti, ma che bastardi. Tempo trascorso da covacciato, in corsa a riparo, bottiglie usate. Madonna mia, ma quanta roba. Ma proprio ultra arcade. È pieno di signorini. E la madonna. La furtività va usata per bene. Le prime live me l'hanno imparato. Però questo funziona molto meglio, effettivamente. Cazzo, è sto rumore? Come negli horror. Ah, eccolo. Bastardo. È nascosto nel cespuglio il leaker. Facciamo un rapido check qua dentro perché ci si stavano attaccando. Ah, questa era la casetta di Samara. Bello come dettaglio. Mica sta cacciando solo noi. È andata a caccia. E ne ha trovati pure parecchi. Ah, no. È... sono loro. Ah, sono loro che... No, c'è anche lei. Stavo dicendo, chissà che cos'è questa cosa. È tipo una manifestazione magari dello stem? No, ma secondo me non li comanda Arlok, perché è una creatura all'interno dello stem.
Ma questo doveva essere un posto puro. Quindi si vede che è qualcosa che si è andato a creare e potrebbe essere magari un'entità che caccia quelle persone che sono state troppo tempo dentro lo stem e quindi stanno cominciando a impazzire. È una sorta di nemesi. Allora, cerchiamo di farcela sneaky, ragazzi. Dove sei? C'è un leaker pure. Che cazzo è? Ah, oddio, c'è una witch. Vedete, figata sta cosa, il... Ok, ci sono questi nemici. È una figata poterli riconoscere. Puliti. Se il gioco mi dice, oh, devi essere furtivo, devi gestirtela bene, va benissimo per me. Metti gli avvisi epile. Raga, su Devil Within penso che ci dovrebbe essere di base nelle live. Una sniperata in testa ti ammazza, vaccona. Vabbè, oh, l'abbiamo detto, bisogna risparmiare i proiettili, quello non ci ha detto niente. Diciamo che dopo che mi ha fatto respawnare tutti i tizi nella prima zona, ragazzi, io ho detto ok, c'ho 8 matte sul killare tutto quanto. Forse è ora di aggiornare Kidman. Chiamala. Prontone. Ricordiamolo, Sebastian è un detective. Gli ha detto, guarda, 1,80 m, americano, capelli neri, si crede un artista, potrebbe essere palesemente Hitler, per quanto ne sappiamo anche se Hitler era bassotto, nel senso. Però va bene. Dato l'incremento della popolazione, le dimensioni della mappa di Union devono aumentare il 50% oltre a nuove aree residenziali. Vengono aggiunte un'area agricola e un'industriale per offrire posti di lavoro ai nuovi cittadini. C'erano letteralmente tipo The Sims. Costruivano la roba qua dentro. Figata, bellissima come cosa. È stata da un po' troppe risorse. C'è sta un boss qua dentro, vero? Ah, quella è tutta gente che si sveglia. Tanto questa si sveglierà. Perché si sveglia. C'è una witch. C'era una witch. Ma quindi quella mega bomba a mano che ho messo là ha avuto effetto? Eh sì, mi sa che ha avuto successo. Ho fatto tipo esplodere 5 persone con una bomba. Tu non ti alzare, sa? Io non ti sto sparando perché sei della Mobius. Ma non ti alzare, perché ti scrocchio di legnate. Cos'era quel rumore? Perché io devo bestemmiare? Perché deve venire Papa Francesco in casa mia? Perché sta camminando di là? Io c'ho il fucile a pompa, eh? Sei rumori bruttissimi. Ma brutti, 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 ne? Mamma mia. Potrebbe esserci il Keeper. Questa architettura mi ricorda dove abbiamo trovato il Keeper. C'era la modalità per giocarsi tutto il gioco in prima persona, ragazzi. Questa è la mappa per cambiare zona, te la fai in prima persona. Solitamente su queste mappe di merda c'è un... Ah, ecco, noi siamo qui. Perché in prima persona? Cioè, fico pure, per carità, però vaffaculo. Una serratura elettrica. C'era Sebastian. La serratura! Era diventato un'aquila per un attimo. No, no, Sebastian, non mi pare. Signora, un attimo, eh. Un attimo che l'ha giusto il contatore. Porca troia. Io rimango qua. Tanto non mi sta toccando. Se n'è andata, ragazzi. Perfetto, modo da speedrun. Se ha detto, guarda, facci, poi torno più tardi che le offro il caffè. Senti là come piange. Ha funzionato, ragazzi. Missione fallita con successo, quasi può dire. Quelli praticamente è un qualsiasi tecnico sans di Sky che ti viene a fare i lavori. Ci stanno tutte le persone che lo guardano perché hanno paura che gli fottono la roba, no? Vabbè, vogliono creare veramente il Matrix. È tantino, sì, perché penso che utilizzino il cervello umano come processore. E il cervello umano è una roba inverosimile, ragazzi, in ambito almeno di potenza di calcolo. Quindi utilizzano letteralmente il cervello di 100 persone e ci possono fare un puttanaio qua dentro. Io immagino che queste zone qui, ragazzi, per voi siano tipo, no, oh no, si sta avvicinando all'arcade, ragazzi, la fine. Adesso 40 minuti di live e buttati qua nel cesso. Tanto è un gigantesco obiettivo di una fotocamera. Figata. Ok. Allora, per gli epilettici, non so se questo momento possa fare per voi. Ve lo dico. Ah, è un fumogeno. Oh. Madonna. Ma voi siete scemi. Ma che cazzo ci avevate in testa quando avete messo sti lampi? Ma voi siete matti. Questi, se per sbaglio li vede un epilettico, gliene sparate uno qua. Morto. Lui sta per terra con la bava. Sta per terra con la schiuma alla bocca. Sei tu che fai il flash. È la macchina che fa il flash. Per quello che ti cieca. Perché è un flash. Perché è un flash di una macchina. Shinji Mikami. Cazzi tu anche detto. Ma poi neanche si sono fatti furbi, no? Che è un effetto particolare. No, no, no. Due frame di schermo completamente bianco. Che ti entra qui. Girala. C'è scritto qualcosa dietro? No.
traforo di proiettili! Ti traforo! È inutile che fai tutta sta scena, tanto ti sparo una pallottola in fronte appena posso. Ciao, signor. Ma guarda, se non fossi assassina direi che... smash, no? Signora? Cocolone? Piriri. Piriri. Ma scusate, ma tutta la prima zona, i nemici fatti di adamante. Vabbè che fatti di adamante, ragazzi, ho buttato 3 bombe a mano, il fuoco, l'elettricità e schioppettata a pompa, la pistola. Ci mancava, almeno sono finiti i flash, sì. Perfetti, incredibili. Is this the master? Anche se anche tutta sta zona è veramente piena di munizioni. Bravi. Questa è una cosa che io di Shinji Mikami in generale, questi sviluppatori, adoro, che ti mettono in giro per tutta la mappa tutta la roba che ti serve. Cioè, io continuo a dirlo però, la signorina l'ho devastata perché ho usato tutte le meccaniche. Altro, questa è riutilizzabile perché è una cisterna di benzina, quindi tu ti fai dei percorsi a destra e a sinistra. Lei qua doveva sfondare tutto, tu potevi stannarla, fargli le cose. È tipo un parco giochi fatto apposta per noi. C'era pure questa animazione. Perché questa cosa è sia contro di te, ma anche per te. Perché se l'attiva lei, lei poi andrà a rallenti dentro. Quindi tu puoi nel mentre farti le cose. Puoi andare a piazzare le trappole e compagnia. Questa in realtà è una boss fight veramente figa per come è stata strutturata. Che poi l'ho devastata e un altro paio di mani. Questa è un'opera d'arte. Lui che cade di sotto con l'ombra, il sangue. Molto meglio di alcuni dipinti che si vendono a milioni oggigiorno. Ma le ombre che problemi c'hanno? Perché c'è quel quadrato? Ma non risolveranno mai questa. Soprattutto è Bethesda. È un extra. Guardate che cosa vi abbiamo introdotto all'interno del gioco. Il fucile a pompa invisibile. Sì, lo so, mi sono sbagliato pulsanti perché non sono abituato. Non sono... Hey! Tanto viene il momento in cui io ti sparo un colpo in bocca. Ma tanto viene. Ah, ma non avevo visto che c'erano dei cadaveri. Bellissimo. Fosse legale, ti dirò. Bouquet. Tra l'altro è la signora. È la donna che abbiamo visto nel quadro con il vestito e tutta la roba. L'amico intimo di Emily è fotografo Stefano Valentini. Cioè, quello che ci sta inseguendo si chiama Stefano Valentini. È pure italiano. Bene. È grosso. E anche smestruato tutto. Sebastian, marca di quella puttana. Mi è proprio piaciuto che sei proprio... Fa... Stava bestemmiando tutto. Tu so che tu vuoi che io mi giro. Ma dai, oi! Ok, siamo a posto per ora. Devo fare così per darmi coraggio. Oh, non vi muovete perché Madonna da Dalai Lama vi pacco delle legnate. Ecco perché c'era la luce rossa. Che lui, giustamente, essendo un fotografo, doveva sviluppare le foto. Perché noi adesso dietro ci abbiamo i manichini. Ah, sono stati decapocizzati tutti i manichini. Meglio così. Guardate come ci fa prendere un infarto, perché è fatto apposta, Sì, ridi, che mamma ha fatto gli gnocchi. Tu aspetta. Un po' più lunghe queste scale? Io ti farei scattare, ma ho il vago presentimento che a breve ci servirà la stamina. Oh, un mostro fatto bello! Salve, come state? Ah, fanculo, perché mi hai fatto partire le redine. Dovevo prendermela con qualcuno. Fanno tutto questi walkie-talkie. 90 secondi. Vabbè, il reattore ARC. Che bello che ha la visuale fatta a mo' di vecchia macchina. C'hai un occhio sciolto. Perché l'occhio in cielo è il tuo. Ha quest'occhio coperto, tutto esploso. Spiacente, ma la sua offerta è più allettante. Paura. Matò. Oh! Siamo gemellini adesso, Sebastian. Guarda il lato positivo. Io sono Stefano.
Ah, è proprio Stefano, non è Stefano. Sì. Madonna, madonna, come Jotaro. Come Jotaro. Credevo che questo posto dovesse essere stabile. Ma chi? Ma scusa, in base a che cosa hai dedotto questa roba? Mio caro detective, perché ricordiamolo, è un detective. Quindi dovrebbe avercelo un po' di doti, di logica, per fare un attimo 2+2. Vabbè, la giapponese. Inutile che mi fai questo effetto di scena. Chi cazzo può essere? Ce ne stanno 5. Però è una figata perché essenzialmente chi entra in contatto con il nucleo è come se va direttamente all'accesso ai comandi d'admin. Perché se là il re, tra virgolettoni, è il nucleo e tu controlli il nucleo, puoi fare quello che fa lui, quindi mettere in stasi, teletrasportarsi, evocare roba, creare i mostri e yare yare da sé. Ho supervisionato i test. Vai a ripigliata la laurea, perché a quanto pare, ok, era una santa la figlia di Castellanos e quindi hanno detto interessante, ce la lunguattiamo. Però figata, mi sta intrigando la trama per altre due live di completismo. No, io non posso farmi tutta sta cosa con tu che fai quello però, perché ragazzi è così, dobbiamo andare direttamente al teatro, perché andando direttamente lì vado avanti la storia e tutto qua. Madonna, Mikami, Dio Cristo però, ma come vi viene in mente? Ma come cazzo vi viene in mente di mettere una roba del genere? Come vi fa venire in mente? Come potete pensare? Ah, ma minchia bella st'idea, mettiamo un flash che entra nelle retine delle persone ogni 10 secondi. Madonna Pikachu, ci dobbiamo fare tutta questa zona con sti flash negli occhi. Chi cazzo è che ride come una matta in culo? Ma scusate, il boss, signora bellissima, enorme motosega, è diventato un minion? Come cazzo è possibile mo sta faccenda? Qui volete proprio che il giocatore muore, perché sotto il punto di vista degli occhi glieli ciechi, sotto il punto di vista della capoccia gliela sciogli e poi gli fai pure il culo. Uno vivo, miracolo! Oi, dovete venire qua. Ci sono venuti, ci sono venuti, va bene, state calmi. Questo spara proprio, manco è un soldato, va a cazzo questo. Ne arrivano altri, arrivano da quella parte. Sì, se mi fai... Mannaggia la Madonna. Hey! Questa è una citazione. Chi lo riconosce questo video? Ma perché sta arrivando l'esercito della salvezza? Sebastian deve stare... così, che li guarda. Dio Madonna. Ma vedi che io poi mi devo incazzare. Ricarica, sbrigati. Moriamo male, ma pure loro. E Sebastian tutto duro che guarda la gente arrivare. Ma perché? Quindi questo può anche morire. Però dai, ce la stiamo cavando sempre molto meglio nei fight. Questa è una cosa che mi aggrada. Ah, ecco perché sparava a cazzo, perché è l'hacker, non è il soldato. Ah, perché lui ci insegnerà ad hackerare le box chiuse. Ah, aspetta che forse qua dietro ci sta una madonnina. Immagino la gente che non se ne intende di All Within. No, c'è una witch. Porca puttana. C'era Satana dietro l'angolo. Stai arrivando, spero. Hello? Una botta di sniper e passa la paura. Però bello, vedete che adesso stiamo cominciando a riconoscere tutti i vari avversari e quindi sappiamo come girarcela. Madonna, ma sei scema. Ma le pare un modo? A tradimento ti appare. Ma vaffanculo, Rimo. Non era morta. Caputta. Tana mori! Vaffanculo! Però figo. Però perché mi è apparsa dietro al culo così? Per farmi prendere un infarto. Ah, si è sparato. Ma mi sa veramente, La signorina fantasma usa ricordi del passato e si presenta a tutte quelle persone all'interno dello STEM che stanno cominciando a diventare troppo coscienti, a capire che c'è qualcosa che non va. Sono rimaste talmente tanto tempo dentro che lei appare, li uccide. È una sorta di antivirus di quelli che stanno cominciando a diventare coscienti e timore. Mostra robe del tuo passato, come è successo per Sebastian che gli aveva mostrato la foto. La foto della moglie e della figlia. Ma guarda, mi piace questa musica, può rimanere anche così. Io stavo esplorando. Caccio fuori il pompa che non si sa mai. Allora, fammi spegnere sto schifo, ho capito, ma. Porca madonna, Dio madonna, puttana. È arrivato il tech support, sì. Vedete, ok, era spawnata. Aveva qualcosa da ridire, sì, anche il fantasma. Sì, comunque lei appare a tutti. Sebastian, il cazzo che te se frega.
Ah, ma perché io dovevo correre con lei dietro. Soltanto che come il topo quale sono, mi sono andato a nascondere. E spoiler, sono anche riuscito a fuggire. Incredibile. Ci ha riportati al beacon. Vedete, questa comunque è una casa secondaria. Eh sì, siamo al beacon. Purtroppo, Sebastian, a te il primo gioco ti ha sfottuto, giustamente, il cervello. Quindi, stando qua dentro, questa signorina pensa che tu sia pronto per essere fatto fuori. Non lo fare. No, non ci guardare. Tanto lo so cosa sta a fare. Io lo so. 3, 2, 1, mi appare in faccia. Ah no, ci sono io del primo gioco. Quello è Sebastian del primo gioco con il giubbottino e tutto quanto. Perché tu vuoi che mi avvicino allo specchio? Sono io. Tempo fa. Sì, sei tu, porca madonna. Sì. Si vede sempre sul tavolino, però è da obitorio. Ma che tu sia morto veramente. Allora, ultima speranza per chi c'ha problemi di epilessia. Lasciate ogni speranza voi che entrate, compresi gli occhi. Oh, ma qua ci si può... Aspetta, ogni zona secondaria di questo gioco ci sta dentro un incontro con Satana, quindi... Hey! No, you don't! È come su Bloodborne Lady Maria, che tu provi a toccarla perché se sa lei te fa che cazzo vai verso di me. Ma io le sto adorando tutte le cose. Mo vabbè, questa è primaria, ma tutti gli edifici secondari di Devil Within sono veramente bellissimi, perché in ognuno ci stanno dettagli, chicche. Queste secondarie, io con la mano col cazzo che la tocco. È una bilancia umana. Eccola qui. Bellissimo l'effetto. Va bene, Sebastian. Pure meno cattivo. Puttana. E via. C'hanno la sbo. C'hanno il liquido bianco dentro. Quindi so qualcosa che evoca quello schifo. Madonna. L'ha fatta proprio sta cosa. Ok, bravo Sebastian. Good boy, good boy. Come to mommy. No, deve fare lo spastico. Tutti spastici. Ma ste bottiglie servono per ricordare a Sebastian che era un alcolizzato e basta, perché se non si spiego. Ah no, beh, Boni, becca. Comunque per essere della Mobius ci avete proprio le armi della Chicco. Fatto di carta pesta sto cazzo di fucile, incredibile. Hanno detto, guarda, quanto materiale possiamo risparmiare? E gli hanno fatto sì. Peserà, boh, 3 kg. La pistola silenziata. Sì, io spero però che quando uso questa pistolina di merda, io spero che fare un headshot in furtività, capito, no? Killy. Cioè, non voglio che io tutto furtivo. Piu! Quello si gira e mi prende a mazzolate, perché se no mi fa girare i coglioni. È effettivamente la prima dei miei contro te, ragazzi. Mia ultima opera. No! Ma è bellissimo. No, non mi far crollare il palazzo addosso. Sebastian, adesso che devi correre non corri. Vengo a prenderti, bastardo. Sì, se fossi Bayonetta, che può saltare 7 km. Tu la vedo difficile. C'è il nostro nome. Che musica. Bellissima l'arena. Tanto lo so che tu fai le foto, stronzo. Ma scatta tu, sorella. Pezzo di merda. Fotopiedi, no? Ah no, fotopalle. Peggio ancora. Da ciò che non vedi. Ah, cazzo, pensavo di averlo fregato. Pelo pelo. Preparati a morire. Vabbè, lo stand. Sanguina per me. Sanguina per me. Bom, bom, bom. Sui denti. Fatti un selfie, che magari è la tua opera migliore, pezzo di merda. Ma è morto? Ma serio? Guardami. Che sei brutto. Tu mi hai trasformato in un capolavoro. Fagli una foto, Sebastian, te prego. Non avere paura, tesoro. Sono io. Papà. No, non è vero. Papà è morto. Oh, intelligente, aspettate. Non devi nasconderti. Ah, l'uomo sborra. No, è una donna. È Myra. Lo fanno apposta che per farlo sembrare... Sei una donna, non sei un maschio. Ti proteggerò io. È Myra! Myra. Sì! Scusate. Tu non puoi averla. No,
ma quindi sei tu l'uomo, sei la donna Sbor a sto punto. Però perché Myra ha preso l'aspetto di Ruben per celarsi? Sarò qui fuori ad aspettarti, mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro. Ah, ecco che cos'era quella frase. Dai che qua c'è sicura una Madonna. No? Questo mi sembrava un posto molto adatto. Dove potete metterle non le mettete, però appiccicate col pata fisso al muro, sì. Appiccicate così, puh! Sul muro, brutalmente, lì va bene. Dove c'ha senso che ci siano, no. Ma c'avete la mamma un po'... E poi, povera mamma. Diciamo, c'avete il papà un po'... così, così facciamo un po' di inclusività. Bonjour. Ma dove cazzo corri? Ma capito? Quello a casa mia si chiama... Raga, io vedo palesemente la punta che gli esce da qua. Quello si chiama headshot a casa mia, perdonatemi. E vieni qua giù, rincoglionito. Venghi, venghi da papà. Buongiorno. Cioè, guardate, si vede ancora il buco. È sezione collo, ma vale più punti. Magarena. Cosa buona. Ma zio, ma che pensi che sono nato ieri? Ma no, ho capito, con gli occhi rossi accesi. Un fottuto predator. Sì, ho capito. Sì, l'ho capito che sei triste. Quanto deve durare? Votato Salvini. Non si parla di politica qua. Permettetemi questa satira, ok? Non sarò crozza, però... Ecco, vi pare. E due vertebre. Puff! Quando lo so che adesso mi appari a 2 centimetri, mi fai prendere un infarto. Sei la causa della tua stessa... Madò, che belle ste cose, però. Tanto fatte col fuoco. Tua figlia è svanita per colpa tua. Non sei riuscito a salvarla. La doppia voce, perché lui le dice con la voce della figlia, ma se le dice da solo. Quella è... Lily. No, è la prima fiamma e c'è anche Gwyn. No, mi sa che questo è un simbolo differente rispetto a quello del primo gioco. Adesso evochiamo una bestia di Bloodborne. Stiamo facendo un rituale. Perché sta cosa? Ah, per aprire la porta. Questa zona mi sa di... non lo so perché, Leggermente trappola. È così che affronti ogni sfida nella tua vita. Con la forza bruta e l'intimidazione. Beh, certo, contro i mostri non è che mi metta a parlarci per persuaderli. Però vabbè, dettagli. Sto facendo palesemente il parroco che ti vuole incrocchiare. Lily? Dove cazzo siamo? Chi è che spara? Che cazzo sei tu? Siamo alla frontiera dell'incubo in Afghanistan. Addirittura la barra della vita, quindi vuol dire proprio che è un companion, Madonna, guardala come combatte. Lei è da di questo gioco, davvero? Sono contento se me lo dici, Io le adoro, le signorine cazzute. Gli esperti adesso immagineranno le futanari. Ma a me in generale le strong woman, cioè quei... Ma non per forza muscolose, Cioè non è quello il senso, ma le donne quelle che dicono porca troia, andiamo a spaccare tutto, che sono anche protagoniste, che non so, la macchietta della... Donna, io le adoro, tipo pure in Full Metal Alchemist, tutti i personaggi femminili sono bellissimi perché non sono messi là giusto per fa la ragazzetta del cazzo. Poi, ripeto, per adesso mi piace esteticamente, poi magari è un dito in culo. Sono Esmeralda Torres. Io. Sebastian, lo so. Esmeralda Torres. Che cazzo di nome? Ah! È un'infiltrata stronza come Kidman. Vuole fare danni alla Mobius, ok? Ecco perché è stranamente più che parla rispetto agli altri membri della Mobius che abbiamo incontrato fino ad adesso, che erano un dito nel culo. Faccio io. Passa sotto! Wow, ce la fai? Porta il culo di là prima che te lo molli in testa. È quella giusta! Ma bellissimo! Questo c'ha pure le cose da prete. Questo è di Theodore. Ah, ok, siamo entrati a Union, eravamo da Stefano, che era un po' tutta così, con quello stile. Adesso siamo nella zona di Theodore. Madonna! Mi piace come Sebastian, proprio porca puttana. Ogni volta vola Sebastian. Non mi toccare Torres, sa? Pezzo di merda. Sì, mi danno il mitra. No, ma... Ragazzi, guardate. Una monetina.
Ah, le nuove frecce. Quelle che congelano, perché giustamente questi sono fatti di fuoco. Mi sa che lei ci conosce, perché potrebbe essere stata lei aver bruciato la casa di Sebastian. Magari era per quello che se ne prende. Tra l'altro, per non farsi sgamare dalla Mobius, ha rotto il proprio trasmettitore. Mi chiedo comunque, questi dettagli sono bellissimi, eh. Oh, si è aggiunta una zona. Figata. Minchia, ma che bello però su ste cose. Minchia, chissà fuori che cosa. Bellissimo. Quelli sono gli uomini di Theodore che stanno pulendo dagli infetti. Sperando che non esplode. Serbatoio di carburante per il lanciafiamme. C'è un'arma segreta chiamato lanciafiamme, in cui se tu uccidi questi stronzi, freghi i loro serbatoi e li puoi usare per fartecelo tu. Non mi sa che questi sono deboli proprio. È una cosa molto giapponese il ghiaccio batte il fuoco. Minchia, che cazzo di puttana. Ma hanno fatto veramente l'inquisizione. Hanno cominciato a bruciare gli infetti. Aia. Ok, ho capito. Però questi possono essere sfruttati. Cioè, se tu puoi farli scoppiare a comando, puoi sfruttarli per killarci roba. Conoscenza e scoperta di sé. Questo rende lo stem così interessante. Presente, questa è una cosa molto figa, perché in un ipotetico caso in cui c'è soltanto una persona collegata, quella persona può andare a spizzicare nei recessi più reconditi del proprio subconscio. Cioè, in una chiave buona, una persona potrebbe effettivamente sistemare i propri problemi. Se la gente scoprisse la verità, vorrebbe distruggere la Mobius. Ma secondo me molti matti, ma pure persone disperate, gli farebbe comodo. Perché voi immaginate che siete magari un poveraccio che non c'ha niente e tu gli dici: la cosa è che noi utilizziamo il tuo cervello come processore, però noi ti colleghiamo in questo macchinario, alla tua vita perfetta, c'è la casa perfetta, il clima è perfetto, tutto come Cristo comanda. Secondo me molte persone ti farebbero: vabbè, dai. Più che altro devo capire, Harlock, come fanno ad essere veramente così schifosi quelli della Mobius. Perché io capisco che tu dici Sebastian è abituato, no? È il soldato, il poliziotto leggero. Però cazzarola, siete la Mobius, figa. Allora, è silenziata, no? Cazzo, serve la pistola silenziata. Se in testa non sciotta, io devo capirlo. Buongiorno! Che bella questa skill. Molto, molto figa. Ma scusa, ma per cari hai messo quella normale? Vabbè, già non si... Ma che scusa, ma che cosa... Cosa serve la pistola silenziata? Non gliene è fregato niente. Ah, no, ok, sì, si sono avvicinati, meno male. Buongiorno. Non ti girare, signora. Guarda, vedi, la telecamera è buggatissima. È tutto buggatissimo nelle azioni. Vedete che non si gira la telecamera mai. Forse l'hanno fatto pure per bilanciarlo, perché se tu puoi fare questa tipo di stealth kill, tipo Shadow of War, alla fine diventi un ninja. So quello che faccio, ok? Pure la Mobius lo sapeva. Ci vediamo dall'altra parte, Sebastian. Piriri. Mo' esplode. Jumpscare, dai, su. No, è uscito? Serio? Nonostante una probabilità di successo del 25%, è stato deciso di interrompere la ricerca. Riteniamo che il 75% sia finito in un sottolivello sconosciuto dello spazio. Oh. Un sogno dentro un sogno. Spero che Sykes ce l'abbia fatta. Uno su quattro. Forse ha avuto fortuna. Beh, guarda, ti dirò, da studente dell'università che sta studiando calcolo delle probabilità, io ti direi che se l'è preso in culo. Però, mai dire mai. Più che altro, questo audio ha confermato veramente che hanno fatto l'Inception. Perché finisce in un sogno, in un sogno. Cioè, letteralmente in un limbo nello stem finisce. Cioè, aveva una chance su... Poi magari è uscito. Chissà se nel finale o in qualche altra cosa ci sarà. Però giustamente Sebastian non ci prova neanche, perché ha detto: ok, mettiamo caso che lui ci è riuscito, gli all'altro 75% ce lo becchiamo io e Lily. Sebastian semplicemente ha detto: no, questo si apre sicuro. Polvere da sparo, è come nelle scuole, ragazzi, americane. Ovunque pallottole, polvere da sparo. Questo coso mi sta entrando nella retina. O è lanciafiamme, un mitra. Potrebbe essere più un mitra se è della Mobius. Ho capito, basta darmi fucili a pompa. Ma quanti? Vabbè, adesso non avremo più il fucile a pompa invisibile, spero. No, invece un cazzo. Sto bug proprio, raga, ce deve sta. Se non sono contenti. Vabbè, non c'è un cadavere. Hello? E invece...
Sì. Pensavo ci fosse Laura, ragazzi, perdonatemi. Io ho il trauma da quella signorina, mi ha fatto via un infarto fortissimo. No, Laura invece c'è, Harlock. Probabilmente il fucile a pompa è andato via e non ritorna più. Quello sempre. Perché noi possiamo entrare senza che abbiamo il chip? Palese città Resident Evil 4. Mo sbucani laser? No, è semplicemente per metterti l'ansia di sto corridoio. Tra l'altro bellissimo, è molto semplice ma veramente una figata. Maledetta Hoffman dei miei coglioni. Però non potete far così. Cioè raga, ve voglio bene, però vaffanculo. È lei. Lo stavo per dire, vedete, lei che ti fa sentire le cose, perché ti chiama, perché ti mette i ricordi del passato e poi ti viene a prendere. Tanto lo so che io vado in quel corridoio di merda e tu mi fai prendere un infarto. Perché ci devo andare? Perché devo volermi male, porca troia? Vedi, ci fa rivivere i ricordi del passato. Questo è il beacon. È una boss fight? Toh. Guarda la copertura. Ok, non è che è morto, è che lei ti fa vedere dove andrai a finire. Cioè lei ti dice letteralmente: vedi quello stronzo? Sarai tu. Boom! Salve. Ma è bellissimo, è un dissennatore, sì, che poi ti trasforma. È lei che li trasforma, perché ci sono venute tutte le pustole. Ho capito io dove cazzo dovevo passare. Perché da quel che sappiamo in questo stem c'è un virus che sta girando. Però non credo sia lei la causa scatenante. Lei è semplicemente l'antivirus. Cioè quando vede che tu sei sfottuto del cervello, comincia a essere instabile, ti caccia. Nel caso di Sebastian è perché lui ha vissuto il primo gioco. Cioè essenzialmente Sebastian qua dentro c'ha talmente tanta di quella merda dello stem che questa automaticamente dice: no, a te te devo ammazzare, zio, per forza. Però non credo sia lei, perché sarebbe troppo semplice se la causa del virus fosse lei stessa. Rimanga in servizio sotto osservazione. Le informazioni sulla sua esperienza nello stem possono rivelarsi preziose per l'organizzazione. Si ipotizza che l'immersione nello stem possa causare disturbi a lungo termine. Il detective Castellano è un caso unico di individuo che è entrato e uscito dallo stem senza addestramento standard o sovrascrittura di memoria. Cioè vedete, lui appunto è unico, perché tutta la gente che viene buttata qua dentro gli sovrascrivono la memoria per fargli dire: ok, questa è la tua realtà in questo momento. Mentre lui c'ha un mix tra dentro, fuori e compagnia, che è un puttanaio. Sì, questo è un altro stem, credo che comunque sia stato costruito sulla base del primo, ma tipo sicuro. Io non mi giro manco se mi paghi. Mi bevo questa acqua di rubinetto rinfrescata, 100% cloro. L'origine del mio dolore sono io. Una parte di me è ancora nello stem. Impossibile uscire. No. Lo so, oddio. Ma senza di te. Greve. Il tuo revolver. Però figata, perché lui ha ucciso la parte di se stesso che poi non è che la parte di se stesso che era rimasta nello stem, perché non è quello, è semplicemente che lui stando là dentro quando è uscito ha lasciato, come se ha lasciato il residuo dei dati, no? Ha lasciato la parte traumatizzata, perché giustamente qualcosa quando tu esci rimane dentro, perché semmai devi tornare, c'è il tuo io, c'è la tua variante del Matrix dentro. Figata, quindi si sente bene perché lui sarà stato tutto il tempo lì nel suo subconscio a darsi le punzecchiate da sola. Sì, c'hai una versione salvata nel cloud e probabilmente, anzi, la Mobius la sfruttava. La Mobius la sfruttava per dargli fastidio, per farlo stare male, per farlo rimuginare e compagnia. Come to mommy. Da. Vieni qua, bastarda! Morta? Brava cucciolina. Cucciolina. Abortino. Che poi povera questa gente che è morta come una stronza per colpa della Mobius, eh. Non è veramente alla lontanissima è colpa loro. Ah, perché questa mi sa di arena brutalmente? Quella è una cheat. Ah, d'Half-Life. Palese. Ah no, pensavo fosse una stazione di cura. Ci sarà uno stronzo che pia fuoco? Sì, perché ci stanno le cose criogeniche, ci sta l'ira di... Sì, sicuro. Che belli, possiamo guardare finalmente i leaker, che sono tipo qua divisi a metà. È belli, cazzo, c'è un'altra testa pure qua. Quindi questi sono la fusione di tre poveri cristi. Questo era il trita rifiuti della Mobius, probabilmente. È un heal che ha ceduto a Theodore. Ma perché, scusate, questo dovrebbe essere un boss. Non ammazzati di tre. Però che serve spegnere, perché lui darà fuoco permanentemente a delle zone?
Ah, beh, ma c'hai un range molto più lungo. Vabbè, uno di quei cosi solo più leggermente più duro. Ma ho capito, madonna, ma c'è la visuale di Incriceto. Spoiler, ci riuscirò. Adesso fa no e si evolve, diventa Queen. Ah, ok, sì. Diciamo che essendo un po' cacasotto, appena qualcuno l'ha un attimo imbruttito, ha detto ok, passo dalla tua parte. Ah, oh, sì, infatti Skell, adesso che mi ha detto tutte ste cose, capisco che è stato letteralmente più convertito con la forza. Non so chi ha giocato a Dishonored, ma su Dishonored c'era uno dei medaglioni, degli charm d'osso, che era la statua. Voi stavate fermi per 2 secondi, diventavate completamente invisibili. Stessa cosa. Ci ho creduto fino all'ultimo nel gioco. Anche queste pozze comunque sono letali, perché se voi premete X per fare qualsiasi interazione e state vicino a una di queste pozze, alla fine può averci davanti anche Cristo. Lui si mette in ginocchio. Mi ero fatto anche questa zona qui. Sono un fantasma. Giustamente ho praticamente spammato la furtività al massimo, quindi forse riduce pure il tempo che ci mettono a beccarti. No, è che c'hanno un tempo di attivazione del loro cono di vista che è veramente... ci mette 7 anni, come sono legnoso io e c'ho i bug in culo, ce l'hanno pure loro. Benvenuti ad Old Yharnam. Porca troia, veramente. Perché sto per morire di infarto? Ciao. No, quella a me mi sembra Satana. Se poi tu vuoi chiamarla Lily, chiamala Lily. Però a me sembra assolutamente Satana. Ma perché sei andata sempre in giro scalza? Ma ti fai male ai piedi a papà. Lily. Mo ti trancia una mano. No. È diventata Gwyn. Eccola qui. La tua adorata figlia. Non è quello che volevi. Madonna, quanto alto. Ma oh, bello. Mi hai abbandonata. Perché mi hai lasciata da sola? No. Ti prego. Povero Sebastian. Io non potevo. Io volevo. Oh, bella sta cosa. No. 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 Un bel ceffone educativo sui denti. Sebastian è diventato un non morto. Tu sei condannato a ripetere gli errori del passato, ma potresti unirti a me. Fallo ed esaudirò ogni tuo desiderio. Gli spari in colpo in fronte, per favore. O Lily da Myra, quando avrò il potere del nucleo, tu sarai finalmente libero. Ti prego, fallo. Ci vuole più dei proiettili per fermarmi. Quando imparerai... Oh! Mi hai sparato, Sebastian. Perché? No, no! Mikami, se mi hai ammazzato Torres, mannaggia chi sei. Perché voi... Ok. Ma... Andiamocene da qui. No, sta male. La voce non mi sembra tranquilla. Giapponesi del cazzo, perché dovete ammazzare sempre le waifu strong? Ovviamente. Fucile d'assalto è quello di Torres. Sebastian, in grazia di Dio, alzati. Evviva, madonna, sei un toro. Che c'è? Stai bene? Ma vattene a fanculo, Myra. Io sto cercando proprio di spezzarlo psicologicamente, sto stronzo, comunque. Mi dispiace, Sebastian. Hai sopportato così tanto. Tutto questo tempo, ed eri solo. È colpa mia. Hai cercato di dirmelo, ma non ti ho creduto.
Ora sono così confuso che parlo con un'allucinazione. È il tuo subconscio. Ti ho delusa. Non ho salvato Lily dall'incendio. Non ce l'ho fatta. Non è vero, Sebastian. Non c'era alcun incendio da cui salvarla. Adesso lo sai. Ma non sono riuscito a proteggerla. Non avresti potuto. La Mobius è troppo potente. Sarebbe come... Sarebbe come se ti incolpassi per un terremoto. Non è stata colpa tua. Per favore, non continuare a torturarti. Ah, no. Ok, invece sì. Sei un bravo uomo, Sebastian. È per questo che ti ho sposato. E questa volta tu puoi salvarla. Ok. È lui che sta facendo un po' pace con se stesso, essenzialmente. No, lei non ci sta più, mi dispiace, zio. Troppe forze cercano di distruggerti. Tu devi essere forte. Non farti schiacciare dal passato. Ti perdono. No. E lo farà anche Lily. Ma la cosa più importante è che tu perdoni te stesso. Sì, tutto sto pezzo è per quello. Ma chi è che ci ha scaturito questa visione? Questa non è The Theodore. Theodore usò il mio senso di colpa contro di me. Ma che colpe ho? Mi hanno portato via tutto. Non sono stato io a iniziare, ma sarò io a finire. E che Dio aiuti chiunque cerchi di impedirmelo. Svegliati, Sebastian. Diciamo che in questo momento Sebastian ha fatto tipo, ok, the prophecy is true. Si è giga evoluto. Però mi sa che Torres è morta, eh. Rinascita spirituale. Achievement sbloccato. Te prego, dimmi che Torres è viva. Lei ti ha portato qui. Che cazzo di toro. Le ho sparato. La ferita da proiettile era superficiale. Ma infatti non è morta per quello. Ma io quanti ne stava affrontando da sola mentre ci teneva pure a noi in piedi nel mentre. No, attenzione, la psicologa che fa la psicologa. Perché credo che nello stem tu non puoi aver dubbi. È proprio questa la cosa, okay. Che se tu hai qualsiasi dubbio, rimpianto, problema, te lo sfruttano contro. È come nel primo, la paura è un'arma potente. Conosceva i rischi e ha fatto ciò che reputava giusto. Ha detto che te lo doveva. Me lo doveva. Perché è lei che t'ha dato fuoco a casa. Ci conoscevamo appena. No. Esmeralda. È stata lei a rapire Lily e a bruciare la tua casa. Ci avevo preso. Non posso odiarla. Si è sacrificata per il piano. Ha espiato. In questo momento Sebastian è in modalità Gandhi. Tu puoi tirargli anche un calcio nei coglioni. Lui ti fa che la pace sia con te, fratello. Non lo smuove niente. È nel nirvana. Ma meno male che non siamo nella vita vera. Ma se no ti pigliava il cancro se stavi così. Ma sapete che sta facendo una città a Gandalf. Io reggo la fiamma di Anor con l'ombrello. Fino a mombo da te core mo cori, mortacci tua. Minchia, Hoffman un toro. Dai, ma pure Hoffman. Cosplay della seconda guerra mondiale. Un attimo ci vuole. Comunque notare come i giapponesi la figa non piace. Cioè piace disegnata, però nella vita vera, cioè un personaggio non può sopravvivere. Fino adesso sono morte tutte. Sono rimasto da solo, ma non riuscirò a fermarmi. Anche perché ormai il nostro Sebastian è veramente, neanche fossimo in Darkest Dungeon. Sapete quando arriva dal 100% dello stress, che tu invece da andare in panico vai in tipo me coglioni. Ecco, lui è così in questo momento. Se per sbaglio esce il signorino con la motosega del primo, lo piglia a schioppettate. Io ci ho scherzato. Ci userà contro tutti i boss del primo. Perché padre Theodore usa le tue paure. Quindi prenderà Laura, il Keeper, il tizio con la motosega.
No, c'hai gli occhi rosso, veramente morte, sicuro. Ma c'hai ancora tutta la roba che puzzica, ma tu appena ti tocco mi fai piare un infarto. Voi non avete idea, io per esempio, Laura, c'ho così paura. Perché voi non avete idea, ma nel primo, quando appare per la prima volta, mi ha fatto via veramente un infarto, eh. Raga, mi ha fatto via un infarto qua a volta. Ho lanciato il controller. Se pensi che aiuterò uno stronzo come te a distruggere degli stronzi come loro, sei più pazzo di quanto sembri. Sì, Sebastian, se tu però avessi magari letto i 30 fogli che effettivamente abbiamo preso e dovresti aver letto, sapresti che la Mobius sta inventando, sta implementando il wireless. Ergo, possono fare lo stem in tutto il mondo. Il 5G colpisce davvero alla fine. Però a quanto pare l'abbiamo letti per Flavor. Sì, lui l'ha preso soltanto per di guarda, giocatore. Ha fatto tieni, mamma. Quando Union sarà ai miei piedi, i giorni della Mobius saranno contati. Io dormi, spieghi perché queste cose te le sei scritte su dei foglietti. Cioè, neanche i cattivi di James Bond. Oh, ma vattene a fanculo dietro. Mi hai fatto partire gli occhi. Questo è l'ascensore dove incontriamo. Ma io ragazzi, io sto a fare tutta sta scena. Poi magari Laura manco ci sta in sto gioco. Io mi sto preparando al jumpscare quando magari quella stronza non c'è. Madò, che belle ste cose esteticamente. Che ce l'aveva? Stefano, io ti pensavo un matto in culo, però non un coglione. Tutta quella cosa, l'artista, le opere, che se la sentiva calla come non si sa che. E poi stavi sotto a Theodore. Ma che cazzo vuol dire? Perché giustamente gli ha dato un briciolo di potere. Adesso gli spara un proiettile in fronte alla figlia. È uguale a quello che è già successo, che lui si è spaventato e voleva scappare. Mo l'abbraccerà. Papà sistemerà tutto. No. Ti voglio bene, piccola. Bellina. Te ne vorrò sempre. Andrà tutto bene. E ti salverò stavolta. Te lo prometto. Questo è proprio catarsi al suo massimo. Questo è proprio quel sentimento lì. Ci usa tutte le emozioni, mi sa. Posso attingere dalle tue innumerevoli paure. Ok, quindi... i cacci fuori. Laura, Iper. Hai visto molti orrori. Infestano ancora la tua memoria. Allora, come Sebastian non ha più paura, ci provo anch'io. Eccoci al beacon. Avevo preso. Ma ancora tu. Ma tra tutta la merda che mi potevi cacciare fuori tu. Se devo correre, corriamo. C'è l'ascella del signore. Non vedo dove cazzo sto andando. Te prego, gli diri una schioppettata a pompa in faccia. Te supplico. Ora basta stronzate. Sì. Madonna. Oh, porca la madonna. Spaccalo di legnate. No, sparito. Che è un minato. Sta alla vista. Gli famo. Sì, lui è il macellaio di inizio gioco. Questa volta no. Ah, perché quell'ascensore era l'entrata. Vedete che ci ho preso nel primo. Perché ognuno quando entra nello stem ci... credi di riuscire a fermarmi? Madonna de Dio, sì. Questo è Leon, ragazzi, palesemente. Ha fatto il Perry, sì. Vabbè, stai calmo. Fatti fottere. Ma bellissimo. Merda. Ok, il filo spinato. Quindi, Keeper. Lo sapevo. Ce li mette tutti. Ok, come nel primo. Fatti cazzi tua. Sì, lo so, stai rispawnando. Sì, non mi devi far partire gli occhi però. So due. Perché giustamente uno per testa. Tite la musica come spigno. Rialza di merda. Oh,
Oh, scopriamo finalmente che c'era dentro? Porca la ma... Ciao, Laura. Da quanto? Ti ho bruciato una volta e lo farò di nuovo. Così è bellissimo. Sentite la musica. Ma che bella. Sentila come piotta. Scusa, non ha funzionato. Non mi aspettavo, ragazzi. Attiva sta merda. Fatto niente io. Ah, perché era lui, ok. E tu? Ah, ciao Mayra. Ciao, non mi ammazzare. Io proteggerò Lily da chiunque voglia farle del male. No! Il potere del nucleo è mio. Zio, ma non so se l'hai capito. Non credo... Cioè, non so se... esatto. Non so se hai visto di che cazzo è fatta, ma secondo te una coltellata la ammazza. Ci avrai 20 su saggezza, ma su intelligenza stiamo su 4, eh. Adesso sono curioso, perché adesso comanda lei. E quindi il null... Sarà una fight finale contro quello schifo che abbiamo incontrato la prima volta. No, raga, non lo so se ci sarà una boss fight finale. Non... C'ha il fascino con questo suo abito bianco. È molto bella, mi intriga. Cioè, è proprio fica. Sebastiano, non so se tu l'hai capito che lei è stata trasformata. Prima devi riportarla alla pace dei sensi. Anzi, secondo me lei non vuole. Non vuole perché vuole fare quello che fa Theodor. Vuole distruggere la Mobius dall'interno. Devi ascoltarmi! Ma sei bellissima, è praticamente prototype. Sta blippando tra la reale se stessa e la versione corrotta, essenzialmente. Penso che lei vuole magari portare fuori Lily e Sebastian. E lei vuole rimanere dentro. Perché se lei diventa appunto il nucleo dello STEM, può fare quello che voleva fare io. Theodor voleva creare, no, l'apocalisse finale, ok? Lei può distruggere la Mobius, perché lo STEM stesso è la Mobius. Quindi se diventa il nucleo può far esplodere tutto. Credo che possa anche uccidere tutti i tizi che hanno il chip, ma non so quanto possa. Ma to, che bello, porca troia. Ma to. Ma to. Ah, ha ricreato la loro casa. Ha ricreato un luogo dove tenere Lily al sicuro. Madonna, cioè, mo lasciamo perdere borra o non borra, ragazzi. Però, porca troia. Un impatto così, non allo stesso livello, me l'ha fatto il finale di Dark Souls 3, no? Dove tutti i cicli si andavano a convergere. Madonna. Ma Dio Cristo, ma poi non è che dici che è qualche roba complessissima? No, 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 è un deserto bianco con le montagne, con i resti delle città. Però vedete, questa è la cosa che io dico, non hai bisogno di grafica, cioè non ci deve essere la Unreal Engine 5. Se tu sai fare sta roba, se tu sai dare questo impatto... Non ti serve la Unreal Engine 5. Per questo ripeto, dico, ne so, Elden Ring supera de spanne il remake di Demon's Souls. Perché Demon's Souls è bello, sì. Ma non è questo. Tu non c'hai niente da dire? Credo che questa sia l'ultima volta che potrò aiutarti. Sento che la fine si avvicina. Ci sei sempre stata per me. Entrambe le volte. Forse sono con lei da molto più tempo. Che vuoi dire? Chi sei? Sono chi sono sempre stata. Chi sarò sempre. Sono colei a cui si rivolge quando le serve forza. E ora ha bisogno di me più che mai. E quando tutto sarà finito? E quando sarà tutto finito, non avrà più bisogno di me. Perché non servirà più lottare? O perché sarò morto? La risposta vale per ambo i casi. E ora, si prepari. Io ve lo giuro. Con la musica mischiata e lei che parla mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ci sono sempre stata. È la tua coscienza, la speranza, la sanità mentale. È come se fosse una parte del cervello di ogni persona che viene vista sotto forma di Tatiana. Però mi ha fatto venire la cazzo di pelle d'oca, porca troia. Bravi, Mikami, ma avrei cercato gli occhi la maggior parte del tempo. Però qua te lo devo dire. Chapeau! Ah!
La cicatrice in faccia gliel'ha fatta Myra. Vabbè, Sebastian, tu dovresti anche cominciare un attimo a capire che quella è Myra, sì, ma è una versione distorta. E tipo le emozioni più recondite di Myra che si concretizzano. Ergo è una tizia che pur di proteggere la figlia è piuttosto veramente si ammazza lei e ammazza tutti. Pensavo che dopo due giochi, 18.000 documenti, le speculazioni, tu che fai dentro e fuori dai cervelli, avessi capito. È letteralmente i sentimenti di una madre ultra protettiva, solo che c'ha pure i poteri. È l'istinto materno più puro. Che tra l'altro bellissimo il parallelismo, perché inizio gioco questa stava prendendo fuoco, tutto rosso. Adesso invece è tutto bianco. Tanto madonna, devastato. Attenzione, Sebastian è anche contro la moglie. Ti prego. Chiunque ci provi deve morire. Non costringermi a farlo. Ecco perché non aveva gli occhi. No, penso che stia per uscire quel gigantesco mostro che abbiamo incontrato la prima volta. Madonna, che bella però. Oddio, che... Ma non vi avvicinate, ma che schifo. Ma vaffanculo, ma siete scemi. Fatto palesemente apposta quella cosa della pancia. Minchia, la stiamo a fare proprio a pe... No! Cazzo te muovi. No, Sebastian. Madonna! Che quanto è oliata sta mira, voi non avete idea! Madonna, ma la faccia è diventata un'altra roba. Bel modo di raccogliere la roba, Sebastian. Ci metti solo 4 anni. Ma bellissimo rispetto al boss del primo. Sono morto, sono vivo. Rispetto al boss del primo lo sto adorando. Vabbè, almeno è riuscita vestita. Me l'aspettavo nuda, sarò onesto. Lasciami qui. Devi pensare a Lily. Devi lasciarmi. No, non ti lascerò di nuovo. Devi farlo. Almeno date lo st'ultimo bacio. Sebastian, in grazia di Dio. Può aspettare 10 secondi qua, ragazzina. Bacia tua moglie. Madonna, transizione di Cristo. Bellissima, oh. Sta per sparargli. Sì, ho sentito. È insubordinazione quella che sento? Ma che cazzo dei gesti su? Questi stati addestrati direttamente dagli Stormtrooper. Ma che cazzo dici? Ma così... Ma sponi! Mi piace, fanno rigiocare anche nei panni di Kidman. Merda. Sì, fino ad adesso hai mirato in merda, ma hai fatto due... Bellissimo! Bellissimo le transizioni così da dentro e fuori. Questa è una figata, eh. Madonna, tra l'altro Sebastian è devastato. Tagli, cicatrici, scottature. Madonna. No, guarda, un sorriso veramente onesto. Non lo vediamo in faccia a Sebastian da anni. Cucciolina. Oh, è arrivata. Vorrei dirti tante cose. Meno male. Ce l'hanno fatta. Ah, tra l'altro è vero. Non ci ho pensato. Minchia, Myra per tutti sti anni l'ha osservato facendo parte della Mobius. Minchia, la musica comunque è... Me coglioni, eh. Perché gli stanno iniettando qualche roba per ammazzarlo. Vabbè, ho capito, ma sei uno sniper, zia. Ma che cazzo? Ma è un mostro. Guarda come arriva Swag. Te prego, dimmi che gli salta la testa. Potrei godere come un cazzo di riccio se gli esplode il cranio. Ok, quindi si piotta. Oh, ok, come il beacon, il faro. Bellissimo. Bello pure questo esteticamente. Cazzarola. Ti prometto una morte rapida. Ma fattene a fangulo testa di cazzo. Il castigo per il tuo tradimento sarà leggendario. Un mondo senza scelte non è un'utopia. Un alveare funziona soltanto con una regina al comando.
Unisciti a noi o muori. Beh, sai una cosa? C'è una terza opzione. Ed è fottiti! Ok. Che cazzo stai a fare con lo smartphone? Madonna, c'ho il cazzo duro a vedere questa espressione. Una sprovveduta che non sa quello che fa. Madonna, c'è proprio Godo che dice: ah, cazzo, non funziona. Ho estratto il mio chip 3 giorni fa. Madonna, godo nel vederlo con quell'espressione. Fin dal primo gioco che volevo piatta a cazzotti. No, Lily! Sebastian, te prego, cioè dopo tutto sto puttanaio non morì qua, te in grazia del Padre Eterno. Ok, meno male. Ah, perché ok, ha avuto effetto, infatti, cazzo, sbucaruben. Madonna, esplodi, porco, esplodi. Madonna, godo! Godo, devi soffrire di più, pezzo di merda. De più, fai uscire il sangue anche dalla cappella, devi uscirgli. Madonna. Oh! Ok, fico. Essenzialmente ha fatto tipo jammer in tutti i chip della Mobius che ci hanno impiantati qua Arlok e gli ha fritto il cervello a tutti. Ti prego dimmi che è viva. Ti prego dimmi che non è un cervello. No, è Sora. Davvero? Sì, è cresciuta. È più grandicella. Ah, begli occhioni azzurri. Ah, cioè gli hanno fatto la bambola di Myra. Ma vaffanculo, ma mi date... Ah, quindi si sono separati con Kidman. Ok, lei ha accettato la sua cicatrice. Ah, è vero, l'avevo eliminato. C'è Ruben fuori, per Dio. O è Myra? No, è Ruben. È Ruben. Qualcuno si è collegato wireless allo stem. Non è un finto good ending. È un cliffhanger. Loro si fanno i cazzi loro essenzialmente. Perché cioè, adesso probabilmente c'è Ruben che può farsi i cazzi suoi. Il matto in culo definitivo c'ha un posto dove nessuno ci riandrà mai perché Kidman solo lo sa. Sebastian, perché ci deve tornare, l'ha creato lui lo stem. Effettivamente l'unico che può rifar risalire lo stem era lui, perché l'ha creato lui. Potrebbe essere con i nuovi protagonisti, effettivamente. Magari una persona che viene rapita e fa come ha fatto Sebastian. La ricompensa definitiva, un'esperienza... Io infatti ho detto strano che non c'erano i fascioni. L'hanno messa come ricompensa. Che giapponesi, sì. Bravi. No, bravi. Queste sono quelle chicche di endgame perfette, perché tu letteralmente ti puoi mettere il filtro, il completo, le bande nere, essenzialmente gioco. Che poi infatti la difficoltà classica, che cos'è? Bravissimi. Geniali. Così si fa.